Come si chiama lei? Marchese Antonino. Marchese Antonino ha detto che vuol fare delle dichiarazioni alla Corte. Che dichiarazioni vuol fare? Allora, mi riferivo sia alle dichiarazioni che il signor Mannoia ha fatto qua e sia nelle altre che sono allegate a questo processo. Innanzitutto, sconosco tutto quello che il signor Mannoia ha detto, sia qui che nelle altre dichiarazioni. Quanto riguarda il fatto che lui ha detto qua per cui sono imputato, sono tutte infamità, perché io a questo signore non gli ho mai detto niente, né a lui, né al Puccio o ad altri, riguardo ciò che ha detto qui. Ora dico io una cosa, dopo tanti anni che questo processo qui se ne è parlato tanto, dopo ne ha parlato il procuratore, la corte, gli avvocati, sono stati interrogati anche persone. Ora viene questo signore e viene a dire che io gli abbia detto questo. Io le posso dire, Presidente, che io non ho commesso questo fatto, sono innocente, l'ho dimostrato sempre. E non gli ho detto niente. Il fatto, quale fatto specificamente? Per cui sono imputato, per il loiacolo. Sono innocente, non ho commesso questo fatto, l'ho sempre dimostrato. Va bene, si riferisce specificamente all'omicidio Peri lo Iacono. Io con questo signore non gli ho raccontato mai niente, anche perché non ho fatto niente, non ho commesso questo fatto e l'ho sempre dimostrato. Ora se ne esce con questa cosa. Ma lei Marino Mannoia lo conosceva? Io l'ho conosciuto qui in carcere. Quando? Ma siamo stati pochi giorni assieme in cella. In cella, insieme. Pochi giorni assieme in cella, sì. In cella. Prima che ci partivano. Infatti questo signore dice che dopo che siamo partiti, io e mio fratello, ci hanno portato a Livorno. Noi non siamo stati mai a Livorno. Siamo stati quel po' di giorni assieme, solamente in cella si pensava cosa mangiare, si scherzava, qualche giocata a carte e basta. Non abbiamo avuto mai dialogo di niente, non abbiamo chiacchierato mai di niente. Il signor Mannoia, posso dire che in cella dormiva sempre, si alzava solamente qualche volta per andare all'aria oppure per mangiare o farsi qualche giocata a carte, di altro niente. Ma lei prima di questa conoscenza in cella, in carcere, non l'aveva mai visto, ne aveva sentito parlare, sapeva chi fosse? Non ricordo se era anche detenuto in questo carcere, non me lo ricordo. Io l'ho conosciuto quella volta che è venuto in cella con noi. È stato pochi giorni, perché dopo a noi ci hanno partito. Dopo l'ho rivisto, dopo che siamo scesi per l'appello, ma lo rivedevo all'aria e c'era solmente ciao ciao e stop. Non abbiamo io mi riferisco a un periodo precedente al fatto carcerario, fuori, liberi, in stato niente, di libertà, niente. L'aveva qualche volta incontrato, veduto, niente, con amici, niente completamente, visto di sfuggita, niente, non esiste, non ne aveva sentito mai parlare, niente completamente, neppure del fratello Marino Mannoia Agostino aveva sentito parlare di non lo conosco completamente, non ricordo se qualche volta l'abbia visto a colloquio, però non sono sicuro, però neanche fuori non conoscevo né all'uno né all'altro. Come per esempio il discorso che lui dice che mi abbia visto a me con altri lì in questo fondo rampante, non esiste completamente, io non l'ho visto mai fuori. E allora
rifaccio a lei la domanda che ho fatto poc'anzi a quell'altro imputato. Ma allora questo Marino Mannoia, che appunto parla di lei, sì, e ne parla perché? Come? Si esce dalle maniche? Questo non lo so, Presidente. Io posso dire che sono tutte infamità. Le accuse perché, di lui? Certo, perché non esiste niente. Perché con me non abbiamo avuto mai dialogo di nessuna cosa, né con lui e neanche con Puccio o con altri, per cui dice lui che abbiamo avuto certi discorsi, certo. Non esiste completamente. Va bene. Dopo, lei... se mi permette, Presidente, riguardo quelle dichiarazioni che sono allegate in questo processo, vorrei dire qualcosa di quanto è falso questo signore. Altri poi li diranno i miei avvocati. Se le permette, vorrei Mi dica esprimere se riguardano da vicino la sua posizione. Presidente, che cosa mi deve dire? Oh, perfetto. Riguardo quello che ha detto questo signore nelle sue dichiarazioni, innanzitutto già io l'ho detto che non lo conoscevo prima che fosse qui in carcere e l'ho conosciuto solo quei pochi giorni che siamo stati assieme. Allora, dopo lui parla di questa, di una certa di questa organizzazione che lui dice. Io sconosco questo fatto. Io sconosco sia questo fatto che tutto quello che lui dice. Il fatto che lei dice qual è? Come quale? Lei mi deve dire. Lui parla, dice... Non dobbiamo stare in termini generali. Poc'anzi lei ha precisato qual era il fatto di cui lei si occupava, ed era l'omicidio Peri Lo Iacono. Lei ha detto, io non c'entro, ho sempre dimostrato che non c'entro, e così via. Ora lei parla di un altro fatto. Riguarda le altre dichiarazioni che lui fa. E specifichi. Che dice che parla di una certa famiglia, non famiglia. Io sconosco questa cosa, Presidente. Io per famiglia conosco mio padre, mia madre e la mia sorella. Di altre cose sconosco. Lei parla di appartenenza a famiglie mafiose. Per come dice questo signore. Eh? Io sconosco queste cose che lui dice. Poi lo volevo dire anche un'altra cosa. Che con questo signore, già gliel'ho detto, che non abbiamo parlato mai di niente, sia con lui che con il Puccio o con altri, di tutte queste buffonate che dice in queste dichiarazioni. Quanto riguarda il fatto che già gliel'ho detto che a Livorno noi non ci siamo stati mai, dopo in una dichiarazione lui dice che ha preso dal Matranga e lui la porta come dice che è una nostra tesi, sia mia che di mio fratello, riguardo il processo Puccio. Presidente, io le posso dire solamente una cosa. Di quello che lui dice, che la nostra tesi è stata quella che per i programmi sessualmente spinti, per come dicevano dopo i giornali, corpo grosso e non corpo grosso. Io e mio fratello, e anche di Gaetano, non abbiamo detto mai queste cose. Non abbiamo parlato mai di programmi sessualmente spinti o corpo grosso come dicevano i giornali. E questo non esiste. Forse questo signore l'avrà letto nei giornali, perché so che i giornali parlavano di questo corpo grosso, che è uno spogliarello che fanno nella televisione. Noi non l'abbiamo mai dichiarato, non abbiamo detto mai queste cose. E questo è uno. Lui parla anche nelle sue dichiarazioni riguardo Mario Prestifilippo, che dice che in presenza anche mia il Puccio abbia criticato questo fatto della morte del Prestifilippo, cioè il fatto delle case, eccetera, eccetera. Io posso dire, Presidente, che io al carcere non c'ero. Quando è successo questo fatto, io non mi trovavo a carcere di Palermo. Dove si trovava lei? All'ospedale civico, per diversi mesi. In che periodo? Il periodo non me lo ricordo. Mi ricordo che questo discorso l'ho letto all'epoca nei giornali. Però il periodo non mi ricordo. E sono stati diversi mesi all'ospedale. E perché era all'ospedale civico? Perché mi hanno fatto un intervento al collo. Ma era all'ospedale civico da libero, da cittadino libero? No, arrestato. Appunto. Al reparto detenuti. Al reparto detenuti dell'ospedale civico. Sì. Sì. Lei Mario Prestifilippo lo conosceva? No. Ma non lo conosceva? No.
Non ne aveva mai sentito mai, parlare? Completamente. Non lo conosco completamente. Dopo, in un'altra dichiarazione che fa il signor Mannoia, parla che io abbia avuto un colloquio assieme a lui al carcere dopo la scomparsa di, come dice lui, di suo fratello. E io abbia avuto, dice, un colloquio con mio fratello e con un mio cugino, dove abbiamo parlato riguardo il fratello di questo Mannoia così. Presidente, lui dice questo, che il Puccio ha fatto un colloquio con me. Io le posso dire che io non ho fatto nessun colloquio con Puccio. Non ho mai fatto colloquio con Puccio. Lui invece porta, dice che abbiamo fatto un colloquio assieme e io in presenza del Puccio abbia detto a mio cugino cose riguardanti il fratello del Mannoia. Suo cugino come si chiama? Drago Giovanni. Io le posso dire che io colloquio con il Puccio non ne ho fatto. Invece il signor Mannoia qui dice che abbiamo fatto un colloquio assieme al Puccio e in presenza del Puccio gli abbia chiesto certe cose. Non esiste completamente. Va bene, poi ha da dire ancora altro. Il signor Mannoia qui dice che abbiamo fatto un colloquio assieme al Puccio e in presenza del Puccio gli abbia chiesto certe cose. Non esiste completamente. Va bene, poi ha da dire ancora altro. Altri discorsi poi li produrranno i miei avvocati. Per esempio un'altra cosa assurda che lui dice, un'altra delle sue falsità. Dice che lui mi abbia detto a me che voleva far entrare delle pistole a carcere. È solo una scemata, una falsità, una bugia data che dice questo signore. Con me lui non ha parlato mai di niente, di nessuna cosa. Presidente, non ho niente più da dire. Va bene. Comunque, lei si è chiesto come mai allora questo individuo... Non lo so, Presidente. Le abbia mosso, va bene, non queste... accuso, comunque abbia parlato di fatti coinvolgendola. Non lo so, Presidente. Va bene, non ha altro da dire. Niente, va bene, può ritornare alla cella di provenienza. Il procuratore generale, scusate. Nonché l'avvocato Vincenzo Giambruno, quale difensore di fiducia che è stato avvertito. Funziona senz'altro. Questo? No. Questo domani? Vabbè, lasciamolo così. E allora, appuntato, dobbiamo fare venire qui Marchese Antonino. Si accomodi. E allora, Marchese, si tiri, ecco, così. Deve parlare al microfono e deve... No, no, non lo lasci stare appeso lì, se lo alzi. Così. Deve dire tutte le sue generalità al microfono. Allora, Marchese Antonino, nato a Palermo, 11.357. In atto lei è detenuto dove? Asinara, per ora a Palermo, per ora Asinara. Per ora a Palermo intende dire ora, per oggi? Per questa udienza che sono per venire qua. Qui, esatto. E ci dica una cosa, lei, innanzitutto, lei che pena sta scontando? L'ergastolo. L'ergastolo. Per quale reato? Procedimento Puccio e un altro procedimento e un del altro. Max. Prego? E del Max, un altro procedimento del Max. Del Max. Senta, lei è stato citato ed è stato portato qui avanti questa corte per essere sentito, sì, in ordine a determinate circostanze. Però la sua qualifica è quella di imputato di reato collegato e quindi per legge ha la facoltà anche di non rispondere alle domande che le facciamo noi. Lei intende rispondere? Sì, sì. Intendo rispondere. Intende rispondere. E allora, si dato che è presente il difensore di fiducia, avvertito della facoltà che ha di non rispondere, intendo essere sottoposto ad esame. E allora mi dica, lei è stato detenuto assieme a suo fratello Giuseppe. Sì, sì. Dove e quando? Allora, siamo stati in diversi carceri, tra cui qua a Palermo, Trapani.
Siete stati pure a Termini Imerese? Ma a Termini Imerese non mi ricordo se siamo stati assieme. Non mi ricordo, ma penso di no. Quando lei dice assieme, intende dire stessa cella? O stesso carcere? Anche come aria. Io intendo dire assieme carcere, o cioè assieme nel senso cella e aria. E aria. E allora, io le ho fatto una domanda a Termini Imerese, siete stati assieme? Assieme, diciamo, contemporaneamente siete stati detenuti nel carcere di Termini Imerese, ricorda? Allora, a Termini Imerese eravamo tutte celle singole. Tutte celle singole. Mi sembra che ci sia stato qualche paio di mesi che ci vedevamo all'aria. Prima c'è stato un periodo che non ci vedevamo, perché lui era in un altro carcere, io venivo da un altro carcere e non ci facevano incontrare, in un primo periodo. Poi da Palermo ci hanno trasferito a Termini Imerese e ci vedevamo, se non vado errato però, non mi ricordo di vicino, ma mi ricordo che mi sembra che ci vedevamo all'aria e che lì erano tutti celle singole. Ho capito. E mi dica una cosa, e poi dove siete state assieme? Palermo, Trapani lo stesso discorso, tutte celle singole. Sì. Poi dove? E Voghera? A Trani siete state assieme? Sì, Trani, Cuneo, carcere che mi ricordo questo per sapere. Ho capito. E mi dica una cosa, cerchi di ricordarsi questo, mentre eravate a Trani, eravate state collocati nella stessa cella? No, mai. No. Però vi vedevate? Ci potevamo vedere all'aria. All'aria. Cioè durante l'ora di aria, sì, vedevate e parlavate. E mi dica... questo in un periodo che lui si trovava nella sezione dove ero io. Poi io sono partito e poi lui era in un'altra sezione che andava all'aria con altri. Cioè per vederci si doveva fare la domandina. È stato un periodo breve che siamo stati assieme all'aria. Ho capito. E... senta, registriamo, è vero? Mi dica una cosa, evidentemente voi eravate fratelli, certo, oltre che, come risulta ormai accertato, almeno sul piano giudiziario, facevate parte di una certa organizzazione, questo risulta accertato. E quindi, no, scusi un momentino, arriva la domanda, un minuto, mi lasci. E voi parlavate con suo fratello e in qualche occasione avete avuto modo di parlare dell'uccisione del tenente colonnello dei carabinieri russo Giuseppe? Mi riferisco all'omicidio che è avvenuto nel 77 a Ficuzza. Io le posso dire che tutto quello che lui dice riguardo questo discorso sono tutte infamità, non esiste niente di tutto, non abbiamo avuto mai nessun discorso del genere, completamente non esiste, sono tutte tragedie che sta facendo, ma non solo in questo procedimento, ma in tutte le dichiarazioni che ha fatto, sono tutte tragedie per ottenere i benefici che ci stanno dando. E mi dica una cosa, ma che cosa ha detto in questo processo? Lei lo sa che cosa ha detto in questo? In questo processo che cosa ha detto? Lo sa? Cioè, per chiamarmi, vuol dire che lui ha fatto qualche dichiarazione riguardo questo processo. E io le sto chiedendo, che cosa ha detto? Lei lo sa che cosa ha detto in questo processo? No. Quindi non è vero quello che lui ha dichiarato. Ma non in questo processo, ma in tutti i procedimenti. Ma in tutti i procedimenti. Infatti io la prego di poter avere un confronto con questo signore. Questo signore è suo fratello? Mio fratello. Di avere un confronto. E me lo dico di davanti se io gli abbia raccontato qualcosa al riguardo. Io la prego di avere un confronto con lui. E allora, non risulta vero quanto da lui dichiarato, non solo in questo ma anche in altri processi? E chiedo un confronto. Con
questo signore, però io la voglio fare presente, Marchese Antonino, per quello che può valere, che lei si riferisce anche ad altri processi, però molte delle cose che ha detto suo fratello sono state riscontrate, lei lo sa, perché insomma, ormai è pratico di certe situazioni, cioè sono state verificate molte di quelle cose che ha detto suo fratello e senta, non sono state... Presidente, al riguardo ciò che dice mio fratello, io in altre occasioni ho chiesto anche confronto con lui. In base a quello che io ho letto, di avere un confronto, cioè, per dirmeli di davanti questa infamità che sta facendo, ma non solo nei miei riguardi, ma nei riguardi di tutte queste persone che lui sta accusando, ma nei riguardi di tutte queste persone che sta facendo un sacco di tragedie. Vabbè, e allora, pubblico ministero, domande? Vorrei sapere se ha mai sentito parlare dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Mai. E lei ovviamente non ha fatto parte. Mai. Ciò significa. Conosce Rina Salvatore? No, l'ho visto in un precedente procedimento qui in quest'aula, di vista. In un precedente procedimento che sono stato in quest'aula, l'ho visto che passava per venire qua. Prima non l'ho mai visto e non lo conosco. Non lo conosce e non aveva mai sentito parlare di Rina? Tramite giornali, tramite giornale e televisione, però io non lo conosco, non l'ho mai visto. Bagarella Leo Luca? È mio cognato. Perciò lo conosce? Certo che lo conosco. Pino Greco detto Scarpa? Non lo conosco. Mai sentito parlare? Mai. Giovannello Greco? Mai. Drago Giovanni? Mio cugino. Un altro tragediatore. Un altro tragediatore. Marino Mannoia Francesco? L'ho conosciuto qui al carcere di Palermo. Mutolo Gaspare? L'ho conosciuto a San Romeo Calomene qui al carcere di Palermo. Di Matteo Mario Santo? L'ho conosciuto al carcere dell'Asinaria. Un altro mongoloide. Cancemi Salvatore? E che glielo posso dimostrare che è mongoloide. Cancemi Salvatore? Mai visto. Ne hai sentito parlare? Favaloro Marco? Non lo conosco. Gli ho chiesto in particolare di tutti questi ultimi, quelli che lei chiama tragediatori e che invece tecnicamente vengono chiamati collaboranti. Per me sono questi. Perché hanno parlato tutti in modo univoco di lei come di appartenente a Cosa Nostra. Ma loro ne hanno fatto tante infamità e questa assieme agli altri. Ho capito. Vabbè, io date le risposte, non ho altro da chiedere, Presidente. Va bene. E allora, a volte possiamo riportare, anzi lo può riportare in cella, non qui. Non... Domande? Allora, avvocato Mormino. Sempre in via in diretta perché siamo col vecchio rito, a meno che lei non mi autorizzi. No. Grazie. Allora diamo atto che l'avvocato Leo chiede quale procuratore speciale dell'imputato di Maggio Procopio è stata indicata la firma di essere giudicato con rito abbreviato. Si dà atto che è stata depositata in data 27 giugno dichiarazione con la quale Di Maggio Procopio chiede di essere giudicato con rito abbreviato e nomina curatore speciale per a tal fine l'avvocato Leo che ha autenticato la firma, quindi porta la data del 27 giugno. Parma, diamo la parola a Parma. Signor Presidente, c'è detto Marchese Antonino vuol fare dichiarazioni spontanee. Marchese Antonino che è? Marchese Antonino. Marchese Antonino. Buongiorno Presidente. Marchese Antonino. Eccomi, buongiorno. Allora Presidente. Sì. Alcune udienze precedenti avevo sentito l'avvocato Dazzò che mi aveva chiamato come teste riguardante una dichiarazione di mio fratello per il fatto di Pontate, dove in questa dichiarazione mio fratello abbia detto
che riguardo questo fatto io ne abbia parlato io, gli abbia detto qualcosa al riguardo. Le volevo dire che quello che lo ha detto sono solamente calunnie, non esiste niente, non abbiamo mai parlato di questo genere di cose. E pertanto non ho altro da aggiungere. Le dico solamente che non esiste, ed è una calunnia. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni spontanee. Presi Filippo Salvatore, 22. L'acquisizione di tale sentenza è passata in giudicato. La parola al consigliere. Signor Presidente, da Novara. Ah, mamma mia, Novara. Perché Santonino deve fare una dichiarazione spontanea? Sì? Ma dove deve fare? Dichiarazione spontanea. Chi? Chi? Marchese. La deve fare ora? La facciamo ora. La deve fare prima. Il Marchese Antonino. Marchese Antonino ha la parola. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Presidente, ho da fare una dichiarazione riguardante la dichiarazione che ha fatto Pacella. Sì. In merito alla bistecchiera. L'ascoltiamo, Marchese. Ho da dire che. Penso di parlare. Però deve parlare. Ho da dire che. Deve parlare al microfono. L'ascoltiamo. Ho da dire che nella cella dove ero io non abbiamo ricevuto mai, non abbiamo mai avuto per estate nessuna bistecchiera da nessuno. È preciso ancora che noi nella cella eravamo già forniti di bistecchiera. Non ho altro da dire, arrivederci. E allora noi abbiamo ascoltato e poi valuteremo. E a questo punto penso che mi è stato notificato. Ha preso condizione? Sì. A prima mano? Sì. Prende atto che è stata revocata perché è stata notificata l'ordinanza dal carcere di Puglia. Presidente da Novara. Marchese Antonino. Ha avuto notificato questo provvedimento? Sì. Sì, 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 certo, Presidente. Marchese, sta prendendo la parola il suo difensore e la Corte ha ritenuto sulla base di alcuni accertamenti effettuati. Mi ascolti. Di revocare l'ammissione al caduto patrocinio. Allo Stato quindi. Dato che mi...